Manu, mi spieghi perché hai pescato tutto dalla mia dispensa? Che cosa state combinando, ragazzi? Oggi faremo una challenge. Ma quando si è deciso? Ora. Ma come? No, non mi dite niente, cioè siamo sempre a casa mia. Avete scombinato tutto. Che poi che cosa dobbiamo fare col frullatore? Lo scoprirei presto. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui con i miei cuginetti, anzi i miei cuginetti sono qui. Ogni volta mi confondo sempre a dire ste cose. Hanno in mente una challenge. Adesso ci faremo spiegare da loro cosa dobbiamo fare e in cosa consiste questa cosa. Prima di iniziare, ovviamente, spolliciate, lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per essere anche voi dei piccoli vichinghini. Questa challenge sarà bellissima, la migliore del mondo. Le Olimpiadi del frullato. Ma non l'ho mai sentita dire sta cosa. Ci sarà il frullatore d'oro, d'argento e di bronzo. Ma dai, smettetela con queste cose. Vi siete inventati una categoria. Mi spiegate in parole povere in cosa consiste questa challenge, così lo spieghiamo anche a tutti noi vichinghi? Allora, Vito, abbiamo comprato un frullatore. Avete comprato un frullatore? Ma non l'avete comprato, è mio! Sei molto perspicace. Non sono perspicace, riconosco che una cosa è mia. L'avete preso dalla mia cucina. Ok, mettiamo cosa che l'abbiamo preso in prestito. Vabbè, ok, andiamo avanti. Adesso ti faremo vedere una serie di ingredienti molto strani. Questo qua è l'aglio, questo di qua è la salsa di soia. Ti ricorda niente la salsa di soia, Manu? Questo qui dovrebbe essere il mio sale affumicato di Cipro. Ragazzi, qua abbiamo ingredienti molto pregiati. Mi scusi, ma che ci fa con il sale affumicato di Cipro lei nella dispensa? Non lo so, cioè sinceramente ormai sto diventando un po' strano, compro cose che nemmeno conosco. E questo qui cos'è? Peperoncino. Peperoncino, ai. Poi abbiamo. Questa è l'erba cipollina. E non l'ho mai capita a cosa serve. È l'erba mischiata con la cipollina. Ci pareci, mano. Ok, ragazzi, riportiamo alla normalità la cosa. Aspetta, voglio presentarti un altro ingrediente. Ma che cos'è? Ale, in realtà non mi devi presentare niente perché già la conosco, cioè è mia. Ma che stai dicendo? L'ho portata dal Messico. Ma se non sei mai stato in Messico, è mia. L'ho presa io. Comunque, ragazzi, questo qui è un mix di spezie, cipolla, sale grosso, insomma, cose strane che ho comprato all'estero. Ovviamente questa è una parte delle cose che abbiamo a disposizione. Infatti, in frigo ci sono altre cose. Sì, ok, però non ho capito cosa dobbiamo farci con questi ingredienti. Ok, ti spiego tutto. Ognuno di noi ha a disposizione tutti questi ingredienti, più altri. Sempre ognuno di noi dovrà cercare di creare dei frullati personalizzati. Ovviamente abbiamo a disposizione soltanto alcuni di questi ingredienti. Mica possiamo utilizzarli tutti. E certo, altrimenti non sarebbe più un frullato, ma un mix di Schifolandia. E poi? Ognuno di noi assaggerà il frullato dell'altro e cercherà di capire quali sono tutti gli ingredienti. Quindi praticamente, se io assaggio il frullato che hai fatto tu, devo cercare di scoprire gli ingredienti che hai utilizzato. E chi indovina vince. Ho capito. È forte sta cosa, dai, mi piace. C'è soltanto un piccolo problema. Mi fa un po' paura lui. Io assaggio il tuo, ma assaggia il mio e tu assaggi quello di mano. Manu, non metterti questa faccia, ti prego. Posa. Ho capito la mia soiola. Soltanto io ho capito la mia soiola. Perfetto, allora iniziamo dal frullato di Alessio. Quindi, Manu, gentilmente accomodati fuori. Grazie, perché giustamente non può scoprire gli ingredienti. Sì, ciao Manu, non ci mancherai per niente. Alessio ha scelto già alcuni ingredienti e ovviamente ci mostrerà il frullato che farà per Manu. Chiaramente voi, cari vichinghi, sapete già gli ingredienti, ma Manu non li conosce. Allora, per Manu, visto che gli piace il dolce, ho deciso di preparare una cosa dolce. Se gli piaceva il salato, preparavi una cosa. Salata. Inseriamo il latte d'avena. Latte d'avena. Latte condensato. Tutto latte. E quello che è? Vaniglia. Estratto di vaniglia, top. E un po' di. Dov'è la cannella? Questo è peperoncino, questa è paprika. Cannella, un po' di cannella macinata. Caspita, gli è andata bene. Io avrei messo tipo un po' di salsa di soia, tanto per rimanere in tema sushi. Vediamo il nostro Alessio Parodo. Perfetto, guardalo che professionalità, ragazzi. Più o meno 200 ml. 200 ml, che è la dose per un classico bicchiere. Al latte d'avena aggiungiamo il latte condensato. Perfetto, quindi mettiamo il latte condensation che io utilizzo per tante altre cose, tranne che per i frullati. Adesso un po' di estratto di vaniglia. Perfetto, non emettere tanto perché questo pizzica, va messo proprio un minimo. Va bene così? Quindi gli ingredienti primari sono latte di avena, latte condensato, vaniglia e
un po' di cannella. Cannella, perfetto, quindi quattro ingredienti. Dai, potrebbe farcela mano, anche se ne dubito, eh. Guarda che bello. Ehi, forza! Guarda quanto è contento. Sei pronto ad assaggiare il tuo frullato? Cosa ti aspetti da questo frullato? Mi aspetto qualcosa di molto, molto brutto. In realtà ti stupiremo anche in questo, perché posso darti un grande indizio. Alessio ti ha fatto un frullato buonissimo, l'avrei voluto io un frullato così, e invece è andata bene a te. Ti presento il tuo frullato, ecco qui. Che profumo è? Non c'è peperoncino, io sono un sommelier. Di sicuro c'è il latte. Sì e no, o meglio, c'è un latte, ma non è il latte quello che tutti noi conosciamo. Allora questo sarà il latte di riso. Ci sei andato vicino, guarda, ma in realtà non è latte di riso. Latte di mandorla non può essere. E su quello siamo d'accordo. L'ultimo che mi viene in mente è il latte d'avena. Bravo Manu, hai indovinato il primo ingrediente, complimenti. Almeno lo posso sapere quante cose ci sono. Allora, visto che voglio essere buona e voglio aiutarti, ci sono quattro ingredienti e uno lo hai già indovinato, quindi te ne rimangono tre. Sento un odore di cannella. Quindi il secondo ingrediente sarà la cannella. Bravo Manu, complimenti, ma allora sei veramente un sommelier. Ce n'è uno veramente difficile da indovinare, Manu, non so se ci riuscirai. Io conosco molto Ale. C'è una cosa che a lui piace molto nei frullati, ed è la vaniglia. Quello sa che a te piace la vaniglia e tu ci vai a mettere la vaniglia? Sei proprio un genio, eh? Yeah! Quindi me ne manca solo uno. L'ultimo assaggio, vediamo se Manu riesce a indovinare l'ultimo ingrediente. Burro. No, non è burro. Zucchero. No. Farina. No, dai, ma ti pare? Ananas. No, no, l'ananas non c'entra niente. Allora mi rendo troppo difficile. Ed effettivamente era veramente difficile. Infatti l'ultimo ingrediente era il latte condensato. Ma nemmeno so che cos'è il latte condensato. Dai un voto a questo frullato da 1 a 10. Visto che non ho capito l'ultimo. Ma che c'entra? Voto 9. Ragazzi, adesso tocca a me fare il frullato per Alessio che è uscito. Per il frullato che ho pensato voglio mettere del tè al limone, quindi mettiamo un po' di tè al limone, 200 ml. Poi un'altra cosa che voglio mettere per dare un po' di bollicine è questo bitter analcolico. Ecco qua, aggiungiamo il nostro bitter qui. Finora lo berrei io, però... Adesso ragazzi, dopo due cose buone, dobbiamo mettere un ingrediente un po' schifosello. Mettici l'erba cipollina. Bravo, bravo, ci metto l'erba cipollina. Ragazzi, l'erba cipollina andrà a rovinare tutto quello che abbiamo fatto di bello. Mi raccomando, esagera. Aggiungiamo ancora un altro po' di erba cipollina, ma per dare quel retrogusto, insomma, un po' salato, ho deciso di mettere una cosa splendida. Il sale marino affumicato di Cipro. Mettiamo il sale con il macinino. Che profumo e che contrasti che si stanno creando all'interno di questo vortice di frizzantezza. Adesso chiudiamo il nostro shaker. Oh! Come si è trasformato il nostro frullato. Chiaramente l'aria che c'era all'interno ha un po' cambiato anche il colore. Ma non lo puoi assaggiare tu? Non ci penso nemmeno. Sì. Che meraviglia, ragazzi. Che cos'è questa cosa verde che c'è sopra? Non lo so, lo devi indovinare tu, mica te lo posso dire. Ci hai messo la cipolla? No, ma anche quando non ti devo dare indizi, quindi assaggia e poi prova a indovinare come ha fatto Manu. Ragazzi, momento epico. Ma è buonissimo! Inizio sa di tè, perché c'è il tè, vero? Sì, tè come? Al limone. Bravo, limone, bravo. Senti, quella cosa frizzantina. Ci hai messo la Red Bull? Cioè, secondo te io sprecavo una Red Bull per farti il frullato, ma neanche per sogno. Che c'è? Ci hai messo l'erba cipollina, vero? Bravo, ho messo l'erba cipollina, eccola lì. Dai, però è buona, ci sta bene con il tè al limone, sai come rende. Sa di ascella appena svegliato. Per caso ci hai messo il crodino? Quello dell'Eurospin. Però diciamo, sì. L'idea è quella. Allora li indovinati tutti? Tranne uno, te ne manca uno. Assaggia, dai, così capisci almeno quello che manca. Cosa c'è che ti turba? Questa bibita è salata. Quindi? Ci hai messo il sale. Il sale quello strano, quello il sale del... Questo. Dai, no, hai indovinato. Ma non è giusto. Per una bibita salata è facile da capire, c'è per forza il sale. Adesso il frullato
di Vito. Voi lo sapete che faccio sempre le cose in grande stile. Per prima cosa metto il succo di melograno, un po' di aglio, ma siccome è Vito, un po' tanto. Dai, abbondiamo con l'aglio, dai. Ma non basta, altrimenti lo ucciderai. Ok, adesso per rendere più gustoso un po' di senape. Manu, ma stai scherzando? Vuoi farlo vomitare? Non mi interessa. Adesso l'ingrediente solito che a Vito piacerà sicuramente. Vi presento l'acciughina salata. No vabbè Manu, ma perché? Candy. Sei proprio malefico Manu. Ma che puzza, si sente fino a qui. Ci sono i pezzettini di acciuga che stanno galleggiando! Vito! Manu, hai preparato il mio frullato? Prendi una sedia, Manu, ti voglio qui al mio fianco! Però sembra una tisana, è bella effettivamente! Sono sicuro che Manu ha fatto un buon lavoro, dai! Certo! La cosa che non mi convince è questa schiumetta! Ci ha messo sicuro l'aglio, ragazzi, sicuro, perché proprio fa puzza di aglio! Cioè, da quando sono entrato già c'era puzza di aglio! Ho sentito un qualcosa di dolce, ma poi mi è arrivata una botta di amaro che mi ha fatto venire i conati di vomito. Bravo. Oh, cosa ci hai messo il tonno? Hai messo il tonno? No, niente tonno. Filetti di sgombro? No. Ragazzi, mi sento male, che cosa ci avete messo? No, mi viene da vomitare. Ma oh mio Dio, che schifo. Scusa Vito, mi dispiace, non pensavo che faceva così schifo. One eternity later. Ancora mi sale il ruttino. Gli abbiamo risparmiato la scena critica, insomma, perché ho vomitato almeno per un quarto d'ora. E niente ragazzi, questa challenge è finita male. La cosa brutta di vomitare è che poi ti rimane uno strano sapore brutto, orrendo in bocca. Quindi adesso mangerò qualche fetta biscottata. Falla tu la chiusa che mi viene ancora da vomitare. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un pollicino. Pollicino o un'acciughina magari. Per questo video di oggi è tutto. Noi ci rivediamo al prossimo video, se ci arrivo. E ciao. Wow.